Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Minecraft. Io sono Maullo941 e siamo qui. No, ma porca. Guardate che per fare il pirlo ho perso un pezzo di terra. Va bene, signori, siamo qui in questo nuovo episodio di Minecraft, signori, tutti carini e contentosi. Dovrebbe avercene una zappa, sì. Per che cosa, signori? Nuovo appuntamento. Prima di partire col video, signori, mentre io zappo un attimino qui la terra che ho combinato danni. Ok, e io vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ricordo di lasciare like, commenti, suggerimenti e vi ringrazio soprattutto perché questa serie sta andando molto bene, la migliore attualmente del canale. Allora, signori, cosa facciamo in questo video? Intanto vi faccio vedere un po' di cose. Questo è tutto il bottino che abbiamo recuperato nella spedizione l'altra volta in miniera. Abbiamo preso 64 di ferro, altri 47, altri 32 di ferro che possiamo mettere assieme così, 56 d'oro, 56 lapislazzuli, 64 di 17 di redstone, 5 diamanti, i 10 blocchi di ossidiana e tanto bel carbone, signori. Ora abbiamo un po' di materiali così a caso che voglio un attimino cercare di sistemare velocemente, signori, scusatemi. Questo piccolo qui pro quo. Allora, queste cose di solito dovrei farle prima, ma non le ho fatte prima. Allora, sì. Sto raccogliendo la lana, signori, perché nel prossimo episodio faremo una cosa in cui ci servirà la lana. Sarà anche lì una costruzione che andremo a fare. La terra ce la teniamo, questa non ci serve. E questo invece, questo lo possiamo anche posare di qua. Questo lo mettiamo di qua che può tornare utile, va bene. Ok, signori, cosa facciamo in questo video? Abbiamo l'ossidiana, signori, di conseguenza andremo a creare il nostro portale per andare nel Nether. Dove lo creeremo sopra quella montagna, signori. Ebbene sì, lo faremo là sopra, magari no, da qua non si vedrà, però andremo a fare una scalinata che partirà da qua e raggiungerà l'apice della montagna e poi sopra ci sarà il nostro bellissimo portale del Nether. Allora, io direi, dobbiamo fare varie prove, signori. Intanto, per essere dritti dritti con il sentiero, questo cactus si deve levare dai tre passi. Quindi recuperiamo i tre pezzi di cactus, recuperiamo la sabbia e poi un giorno lo andremo un attimino a risistemare, signori. Ma non è oggi il momento. Veramente un pezzettino di terra, intanto ce lo possiamo mettere così. Leviamo questa cosa brutta, questo buco che può essere solamente dannoso. Perfetto. Allora, signori, la scala partirà da qui. Quindi io direi di mettere un pezzo di terra di prova. Allora, io non ho preciso, non so di preciso quanti blocchi servono, quindi dovremmo fare un attimino tanti, dovremmo fare dei tentativi pian piano che andiamo salendo, signori. Quindi intanto il blocco verranno brutti, verrà una scala un po' brutta. Quindi effettivamente io potrei intanto farlo a fianco la scala, se no poi devo andare a sostituire tutti i blocchi. No, vediamo un attimino così come viene, signori. Vediamo effettivamente quanti blocchi servono per salire dritti per dritti là sopra. Così facciamo un qualcosa di stilizzato. Ovviamente, signori, come vi ho sempre detto, io non voglio fare grossi tagli, non voglio fare chissà quali cambiamenti. Oh, zitti zitti, che forse ci potremmo arrivare già così. Zitti zitti, che forse non siamo messi proprio male. Ci manca però un po' di terra per fare il sentiero ancora di prova. Allora, vediamo se qui c'ho della terra. Speriamo che io abbia della terra in più. Ho della terra in più, ho altri 27 blocchi di terra. Ok. Ovviamente la scala, signori, la faremo di pietra, di conseguenza qui c'è un pollo che avevamo ucciso, di conseguenza dobbiamo un attimino mettere a cuocere tutta questa pietra, così faremo una scaletta un pochino di pietra, ma di pietra carina. Allora, mi sa che noi già siamo quasi arrivati all'altezza e non va bene, non va bene, siamo ancora lontani, ok, siamo ancora lontani, quindi possiamo farlo ancora più indietro, possiamo partire da ancora più indietro. Quindi recuperiamo un attimino questa terra, dammi la zappa, zappozza, ok, di due, ma io direi anche di tre, signori, arrivato a un certo punto direi anche far partire da, ma da lì no, da qui possiamo far partire la nostra scala, signori, direi di sì, direi di sì, direi di sì. Ora piano piano recupereremo tutti i blocchi e poi vediamo un attimino di vedere se riusciamo a salire precisi precisi. Riuscissimo a salire precisi precisi non sarebbe proprio male come cosa. Allora, signori, visto che più o meno avete capito il mood che dobbiamo andare a fare in questo episodio, io faccio un breve taglio in modo tale che trovo perfetta la direzione della scala e ci vediamo quando la scala sarà pronta. Ok, signori, ce l'abbiamo. Ho fatto le giuste misure. Per fortuna il tentativo che abbiamo fatto dopo viene bene, quindi praticamente avremo questa scala che sale così.
E poi da qui questo piccolo corridoio che ci porterà al portale del Nether, che faremo qui, signori. Non voglio farlo troppo indietro perché sennò poi magari non si vede, si potrebbe perdere, diciamo, e va bene così. Al massimo questa coltre di terra un poco la possiamo abbattere, magari di un giro solamente. Così abbiamo anche più spazio noi per muoverci e per poi poter fare anche le decorazioni, signori, perché sennò che razza di portale sarebbe senza decorazioni? Quel buco là non ci stava, però va bene. Sto levando un po' di terra così a caso, senza che ce ne fosse veramente bisogno, però va bene, come se mi servisse la terra, però non mi serve la terra, però oramai mi è partita la zappa pazza e quindi lasciamo stare la zappa pazza, bene così. Me lo metti questo? Ok, non sopporto i buchi così nella terra, inutili. Ok, signori, allora cosa andiamo a fare adesso? Adesso scendiamo velocemente, andiamo a creare. Oh, una bella mucca! Ma tu potresti essere molto interessante, sai? Solamente che non è il video giusto per te. Recuperiamo i nostri pezzi di pietra cotti, ne dovrei avere altri, perfetto. Già ne abbiamo 64 che dovrebbero bastare come il pane. Andiamo a fare gradini come se non ci fosse un domani. Quanti me ne hai fatti? 40, va bene. Quindi con quelli, ma 40 gradini mi basta e mi avanzano, signori. Per ora la scala la faremo così, di pietra semplice, poi magari un domani vediamo di poterla modificare. Allora, signori, leviamo il blocco e mettiamo il gradino, 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 leviamo il blocco e mettiamo il gradino. Così praticamente stiamo anche recuperando, ovviamente dovremo levare tutta la terra che c'è sotto e questo sarà un problema che magari poi farò off camera perché dobbiamo fare del parkour come se non ci fosse un domani. Però qualcosa ci inventeremo, signori. A noi interessa riuscire a fare la scala o... No, ho sbagliato, mannaggia. Ho sbagliato a mettere il gradino. Ok, questo di qua, questo così. Noi oggi, signori, faremo il portale del Nether e attraverseremo il portale. Non ci limiteremo a una semplice. Ok, perfetto. Direi che va bene. Leviamo questi blocchi di terra. Sostituiamola con. Oh, cazzarola. Mi serve la pietra normale. Mi serve la pietra normale perché non possiamo metterci la pietra quella rovinata, se no si perderebbe tutto l'effetto. 10 per ora mi bastano. Va bene, lì intanto continuo a cuocere. Leviamo e lascia, che tanto non ci serve la zappa. La zappa forse ci potrebbe servire per levare qualche pezzo di terra. Stoppiamo la velocità, cadiamo di sotto, signori. Allora, leviamo questa terra così, perfetto. Mettiamo i blocchi, ok, in maniera giusta però, non in maniera squattrinata. Ok, così abbiamo il nostro sentiero bello bellino. E direi che ci sta, signore, ci sta. A parte la terra là sotto che fa abbastanza cacare, diciamo che la nostra scala che ci porta verso il portale del Nether ci sta. Ci sta. Ora dobbiamo semplicemente pensare un attimino come decorarla, perché così vista così è un po' bruttina, è un po' bruttina, decisamente sì. Intanto dormiamo. Il letto è troppo distante, zio, sta lì il letto, dai. Potremmo prendere i blocchi dal Nether e decorarla con i blocchi del Nether. Mi piacerebbe pure mettere una cascata di lava ai lati. Questa magari poi questi dettagli poi magari li faccio off camera, signori, perché poi sennò diventa troppo trapposo. Allora, noi abbiamo un grosso problema però, signori. Abbiamo un grosso problema perché noi abbiamo fatto la scala di 1, ma il portale è di 2. Quindi non va bene, quindi il portale dobbiamo farlo di 3. Quindi ci servono più blocchi di lava, di ossidiana, perché deve diventare un 3x3. Se no è una cagata terribile, o un 3x4, se no è una cagata terribile. Quindi ci servono più blocchi di ossidiana, signori. Altro mini taglio. Che cazzarola ci fanno quelli lì? Come ci sono arrivati fino a qui codesti ominidi? Brutti e zozzosi, vabbè, li lasciamo perdere perché non mi riguardano in questo momento, sì, non sono il nostro obiettivo. Mi servono bensì altri 4 blocchi di ossidiana, quindi torniamo in miniera, signori. Altro rapido taglio, che per voi sarà un flash molto veloce. Io scendo in miniera, recupero, sperando di riuscire a trovarla senza perdermi, della lava e dell'ossidiana in maniera molto facile, veloce e indolore. E signori, ci vediamo appena c'ho tutta la lava. Ciao! Noi cambiamo strada, andiamo di qua. Va bene, a dopo, signori.
Ok, signori, abbiamo recuperato. Che cazzo fa la pecora? Sbatteva contro il cacco, si stava ammazzando da sola. Allora, signori, abbiamo recuperato la nostra ossidiana. Recuperiamo anche quella di qua. Perfetto. Io direi di mettere anche a cuocere un attimino un poco di oro, signori, perché sennò noi non possiamo farci nessun caschetto e senza nessun caschetto non possiamo andare nel Nether. Allora, recuperiamo questo, mettiamo l'oro a cuocere, scarichiamo un po' di materiali inutili, tipo allora la pietra mi può servire, questo lo posso usare, questo lo posso usare, questo lo posso usare, la sabbia lo posso usare, la terra ce la teniamo. Va bene, questa pietra la mettiamo qui, può tornare utile, l'acqua al momento non ci serve più, questo pollo, no, per ora ce lo teniamo, signori, e va bene, e andiamo, ripartiamo, allora. C'è una bellissima scala. È comoda però, signori. È comoda. Veloce, rapida, indolore. Siamo già qua sopra. Olè, perfetto. Allora, io direi il portale di farlo preciso, preciso dove ci sono questi chiazze di terra. Magari un po' più avanti. Magari lo potremmo fare qua. Ecco, fare uno, due. Ok, e tre. Lo facciamo. Troppo vicino? Forse è troppo vicino, signori. Forse sì, forse ci avete ragione. Troppo vicino, quindi richiudiamo qui. Anche perché dobbiamo farlo rialzato noi. Sì, allora io direi di farlo proprio dove ci sono queste tre chiazze di terra lì. Così abbiamo anche lo spazio per poter fare qualche decorazione. E non dover per forza stare stretti. Allora, signori, 1, 2, 3. E va bene. Poi mettiamo uno di pietra qua, uno di pietra qua. Saliamo. E sono 1, 2, 3. E 4 i blocchi ce li abbiamo, signori. Tanto dovrebbe funzionare comunque. Dovrebbe funzionare comunque. Quindi poi ne abbiamo 3 di qua. 1, 2 e 3. Perfetto. Un blocco. Però ci mettiamo la pietra, signori. Ci lanciamo malamente. Ai ai. Non dovremmo esserci fatti più di tanto male. 1, 2, 3 e 4. Perfetto, signori. Restano semplicemente due blocchi. Signori, abbiamo il nostro portale. Cosa ci manca per essere completamente convinti e decisi? Allora, per essere completamente convinti e decisi ci serve intanto scaricare l'universo, perché moriremo male sicuramente, quindi intanto l'ossidiana la rimettiamo qui. Ferro va bene così, lascia, ma sì, ce la portiamo. Pietra e pietra 2 penso che non ci servino, quindi questa la possiamo posare, questa posala pure, sì, questa non ci serve nemmeno, le torce ce le abbiamo. L'acqua ce l'abbiamo, ma non ci servirà l'acqua nel Nether. Perfetto. Abbiamo poco ferro, ma i materiali ce l'abbiamo. Posiamo il piccone di diamante perché non ho intenzione di perdere il piccone di diamante. Quindi queste e queste le possiamo spostare più da questa parte, anche se sono completamente distrutti. I pesciolini ce l'abbiamo. Dobbiamo semplicemente farci magari un qualcosa d'oro. Ci facciamo l'elmetto. Va bene. Ci teniamo anche l'oro, signori, che può tornare utile magari per qualche scambio. Lo andiamo a posizionare al posto del nostro elmetto normale. Vai così. Così i pig come cazzo si chiamano, non dovrebbero romperci le scatole. Cosa ci manca, signori? Ci manca qualcosa che ho pensato adesso. Ci manca qualcosa. Ah, sì, giusto. Come lo facciamo partire noi il portale? Per far partire il portale Ci serve, dove cazzarola sta? Ok, la pietra focaia e uno di ferro. Ok, me lo puoi far fare direttamente da qua? No, sì, me lo puoi far fare direttamente da qua. Bravo. Pietra focaia e ferro. Perfetto, signori. Possiamo anche accendere il nostro portale. Io direi anche di... ormai abbiamo poco ferro, signori. Purtroppo abbiamo poco ferro. Era meglio pensarci... No, era meglio pensarci un po'... esagerato. Se metti tutto il carbone lì è finita. Minerale d'oro, minerale di ferro. Ok. Lingotti, tutti questi sono assai. Questi rimettili qua. Questi risparali là. Dovremmo aspettare un attimino, magari qualche pezzettino di ferro. Vabbè, che non abbiamo necessità. Dai, me ne porto due proprio per averne 10. Proprio per dire, guarda, ne abbiamo 10 e va bene così. Ok. Damose, signori. Momento epoca. Oh, dai, però si vede da qua. Dai, dai, signori, si vede da qua il portale. Spettacolo. Se poi lo riusciamo a illuminare pure bene, magari con la luminite, diventa spettacolare. Intanto vediamo se parte, che già sarebbe tanta roba. 1, 3, 2, 1. Signori,
Signori, siamo decisi, decisi come non mai. Siamo pronti in questa nuova avventura, signori, attraversiamo il portale. Speriamo bene e vediamo dove andiamo a finire, signori. Momento epico. Stiamo andando al di là del mondo. Costruzione del terreno, va bene, va bene. Momento catartico, signori, momento preoccupante. C'è tanta paura, c'è tanta paura. Dove cazzo la siamo? Dove cazzo la siamo? Ok. Due scheletri. Due scheletri. Siamo in un posto bruttissimo. Guardate in dove cazzo la sta il portale. Siamo altissimi, signori. Sento. Noi dobbiamo mettere in sicurezza subito, subito il nostro portale, signori. In sicurezza il nostro portale come se non ci fosse un domani. Lo farò off camera, signori, ma è pericolosissima questa cosa. Stiamo anche a morire male e porca miseria. Sento, là c'è dell'alluminite, questa è una cosa buona e giusta. Ok, calma. Intanto mettiamo lo shift perché non ho intenzione di morire subito all'inizio. Ok, calma. Abbiamo guadagnato un arco e questa è una cosa buona e giusta. Verso l'infinito e oltre. Ok. Sto dicendo troppe volte ok, me ne rendo conto, signori, ma sono un attimino in confusione più totale. Intanto vediamo di recuperare un po' di netherrack che ci può servire per fare qualche bella decorazione poi del ponte. Senza cascate sotto che dicono non sarebbe una bella situazione. Ok. Ecco, tipo così, meglio non cascare lì sotto. Che cazzarola è? C'è uno scheletro che deve per forza romperci le scatole. Va bene, maledetto, maledetto, maledetto. Oh, c'è pure un magma block. Attenzione, tante belle scoperte. Vedi se quello scheletro mi fa cascare sotto. Mamma, quante gliene tiro? Ma io di qua posso scendere? Sì, oh, vieni qua, zio. Ok, e questo abbiamo ammazzato fuori. Facciamo pure fuori il magma block, che non sarebbe male come cosa, senza però colpire il pigman, perché sennò sono cazzi, signori. Senza colpire il pigman, perché sennò sono cavoli amari. Riesci a morire? Riesci? Ok. Questi sono più decisi. Ai, ai. Signori, c'è un po' di confusione. C'è un po' di confusione nell'aria. C'è un po' di confusione nell'aria. Dovete morire tutti. Dovete malamente morire tutti. Mamma mia. Porca miseria, che vi ho fatto di male? Oh, vengo in pace e questi già mi vogliono morto. Allora, stiamo calmi. Riconquistiamo la calma. Qui c'è dell'oro che però per ora non toccherei, signori. Per ora io l'oro non lo toccherei. Mamma mia. Tutta lava intorno, signori. Ah, che paranoia, sti cazzola di scheletri, però. Ci sono solo scheletri in questa zona del nostro mondo. Meglio così, però che cazzarola. Solamente scheletri. I pigmen li lasciamo stare lì. Recuperiamo un poco di quella luminite, signori, senza che nessuno si arrabbi, che questa è tanta roba. Guarda come proprio ce l'hanno servita su un piatto d'argento. Dai così, via tutta sta luminite. Dai, 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 che ci facciamo i fanali per il nostro portale. Dai, 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 recupera, 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 recupera. Dai così. Non la voglio prendere tutta perché può tornare utile poi un domani avercela vicino casa. Quanti ne abbiamo presi? 49. Penso che possano anche bastare, signori. Continuiamo un attimino l'esplorazione senza perdere di vista il nostro portale che è da quel lato. No, il nostro portale è da quel... Già mi ero perso. Ottimo, il nostro portale è là. Perfetto, quindi noi stiamo andando di qua. Ok, qua c'è la terra quella strana, perfetto, quindi siamo vicino al mondo rosso. Vedo quasi quasi questi blocchi, me li prendo pure, dici ma che ti serve? Precisamente a niente, però via via velocissimi, via velocissimi, via velocissimi, via velocissimi, ok. Allora noi non siamo pronti per un'esplorazione degna di questo nome, signori. Non siamo decisamente pronti per un'esplorazione degna di questo nome. Però pure anche un pochino di queste me la porterei a casa. Dai,
Voi che dite? Potremmo fare un po' di fuoco blu pure nelle vicinanze del portale. Sempre che riusciamo a ritrovare la strada per tornare al portale. Questa poi è una cosa carina e coccolosa da andare a verificare. Ok. Così, senza troppi pensieri. Là ci sta un altro scheletro. Là ci sta un pigman. Qui ci sta proprio le sabbie mobili, come si chiamano in gergo. Noi ci pigliamo un pochino così velocemente senza rompere le scatole a nessuno. Non tocchiamo loro, quindi non rompiamo le scatole a nessuno. Nessuno dovrebbe romperci le scatole a noi. Va bene. Ok, signori. Allora, io direi che come primo viaggio nel Nether, già che non siamo morti, già è tanta roba. Già è tanta roba. Qua ci sono altri buchi profondi, come se non ci fossero domani. Certo, ci apparisse una fortezza del Nether così, nel dubbio, in amicizia. No, niente fortezza del Nether. Là c'è un... Allora, qui la zona è diventata molto pericolosa, signori. Zona molto pericolosa. Allora, io direi, signori, che per questo... No, i porcellini, no. I porcellini sono pericolosissimi, signori. I porcellini sono pericolosissimi. I porcellini sono pericolosissimi. Corri, zio, non guardare lo scheletro. No, 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 no. Da dove cazzo la veniamo? Noi veniamo da là, dalla foresta rossa. Ok. Foresta rossa. Foresta rossa, maialino. Maialino non è una cosa buona. Maialino non è una cosa buona. E non è neanche una cosa buona il fatto che io mi sia perso, signori. Bene. Quando si dice sei intelligente, no, non sono per niente intelligente, signori. Ci siamo persi. Ci siamo malamente persi, signori. Siamo circondati dai maialini, siamo persi e non penso che riusciremo a trovare velocemente una strada per tornare a casa. Oh, porca miseria. No, noi non venivamo da qua, noi venivamo da là. Riesci a correre, zio? Riesci ad avere la forza nelle gambe per correre? Siamo in me... No, 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 signori, siamo messi malissimo. Siamo messi malissimo, non voglio morire ora, non voglio morire ora subito. Allora, casa nostra dovrebbe essere... Aiuto, 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 aiuto! Dovrebbe essere tipo qua sopra. La zona per arrivare al nostro portale dovrebbe essere tipo di qua. Lo sapevo io che finiva male, lo sapevo io che finiva male. Lo sapevo io che finiva male. Aia, 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 aia. Dov'è il nostro portale? Dove cazzo era il nostro portale? Una lacrima! Zitti! Zitti e mosca, signori, abbiamo preso pure una lacrima. L'ho presa la lacrima? Ho preso la lacrima, signori. Zitti e mosca. Zitti e mosca. Abbiamo ammazzato un coso che mi ha dato pure la lacrima. Allora, stiamo calmi. Allora, lì c'è un maiale che mi sta proprio antipatico. Devi rompere le scatole giusto a me, giusto? Sì, perfetto. E io devo vederti da ammazzare male. Devo vederti da ammazzare male. Questo video sta durando tantissimo. E questa cosa non mi fa per niente impazzire. Allora, stiamo calmi. Calmo e sangue freddo. Calmo e sangue freddo. La riusciamo a ritrovare la strada di casa. Forse di qua. Aia. Mannaggia a terra che rompi le scatole come se non ci fosse un domani. Devi morire, devi morire, devi muori, 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 porca di una paletta ambriaca. Va bene, signori. Allora, io suggerirei un rapido taglio perché siamo un attimino nella cacca più totale. E vedo di ritrovare il portale di casa nostra. Signori, ce l'abbiamo. Abbiamo il portale. Siamo circondati da qualcuno? No. Allora, il nostro portale è là. Dobbiamo solamente riuscire a trovare il modo di raggiungerlo senza farci trovare da quel ghast. Perché se quel ghast ci trova, ci ammazza non male di più. Quindi io direi di fare una sorta di scala. Riusciamo a scendere di qua? Così li passiamo da dietro, tipo. Certo, il portale messo così a vista è terribile, signore. Il portale messo così a vista è una cosa terribile. È una cosa no terribile di più. Di più. Ok. Forse siamo riusciti a perderlo. A far perdere le nostre tacce. Torniamo velocemente a casa, signori. Che già che non siamo morti,
È qualcosa da scrivere nel calendario, sì, veloci a casa, veloci, 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 veloci. Il portale va messo in sicurezza. Il portale va messo in sicurezza in maniera pesante, in maniera pesante. Dove cazzo allora sono spawnato? Cosa? Signori, dove cazzo allora sono? Scusatemi, ma questo è il villaggio vicino a casa mia? Sì, là c'è la mia torre del coso. Perché mi ha fatto il portale là? Se io il portale ce l'ho di qua? Mi sono perso qualcosa, signori. Il mio portale si attacca con quello? Va bene, detto questo, sono magie di cui non riusciamo a capirci, però non ci interessano. Risolveremo il problema in un'altra situazione. Detto questo, signori, io vi ringrazio per questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!